5 ben più lontana. Allora tutto si deciderà per la nostra Michela Ponza nell'ultimo poligono. Continua la marcia solitaria di Martina Klakov, si va a preparare al quarto. Poi abbiamo Katia Berra, l'Andre Assen, la Katrin Appel, la Perunca, poi le francesi Bailly, Becker, Niogre, una dietro l'altra, 14esima, 15esima e 16esima, però a 1,10 di distacco e via tutte le altre. E siamo al quarto e ultimo poligono, anche questo in piedi. Vediamo un po', per ora percorso netto per Martina Klakov, nessun errore per la tedesca, così come nessun errore per Michela Ponza, che attendiamo insieme al gruppo delle avversarie. Allora, Klakov errore, primo errore. Al suo 16esimo tiro è arrivato il primo errore della gara. Intanto arrivano Zubrilova, Cernusova e Michela Ponza. Attenzione perché qua si decide tutto. Allora, un errore per Martina Klakov. Per ora Cernusova 2 su 2, Zubrilova errore, Cernusova 3 su 3, Ponza 1 su 1, Denkinger errore, errore ancora per Cernusova, Zubrilova errore per Denkinger, mentre la Ponza no, 4 su 4, 5 su 5, Michela Ponza splendida, percorso netto per lei, adesso si tratta solo di poligono. Martina Klakov a un secondo, Albina Kato va a 10 e Olena Zubrilo va a 14 insieme alla Cernusova. Vediamo la Ponza, ce le ha attaccate, ce le ha attaccate. Bellissima, non è così, è il pettorale 3 di Martina Klakov che ancora una volta nella fase sciata ha trovato lo spunto migliore. Allora è lei in prima posizione. Temperatura che si aggira sul meno 5 a Holmenkollen, dunque non troppo freddo. Martina Klakov col pettorale numero 3 dovrebbe essere in prima posizione. Spero che non sia successo qualcosa dietro quella curva, è così. Pettorale numero 3 in prima posizione con la Ponza seconda. Klakov in prima posizione, la Ponza è seconda, 2 secondi di distacco, ma subito dietro di lei c'è Olena Zubrilova, la russa Cernusova e poi l'altra russa Katova. Questo è il finale. Grande finale sprint negli ultimi 700 metri per decidere la vittoria e per comunque festeggiare una Michela Ponza al suo miglior risultato in carriera. Ormai lo possiamo già ufficializzare. Andiamo a staccare però sulle prime. Si annuncia un finale travolgente ancora in salita, ma spinge fortissima Martina Klakov. Spinge fortissimo Martina Klakov. Attenzione con la Ponza che adesso scivola dietro anche alla Cernusova. Ora la salita va a moderarsi con la tedesca Martina Klakov, sempre in prima posizione, pettorale 3 per lei. Martina Klakov che si avvia alla vittoria. Per lei sarebbe il terzo successo in carriera, lei che è terza in classifica di Coppa del Mondo, quest'anno ha chiuso in 12esimo l'anno scorso, seconda ai mondiali a Pokljuka nella partenza in linea, all'Olimpiadi non è riuscita ad andare sul podio, le bandiere tedesche si trovano anche tra tutti i grandi appassionati di Oslo. Allora all'arrivo, siamo arrivati all'arrivo. Con la tedesca Klakov in prima posizione, vediamo dove va a piazzarsi la nostra Michela Ponza. Allora Klakov, braccia levate in prima posizione, la seconda è della Zubrilova e la terza è della Ponza che esulta, braccia levate come se avesse vinto lei. In effetti è così, migliore prestazione per lei, miglior risultato in Coppa del Mondo, miglior risultato in assoluto.